Sangue freddo. Come al solito sfogliavo i giornali. Come al solito leggevo solo i titoli e il numero dei morti, che in genere sono a decine. Inaspettatamente mi sono accorta che in un titolo si parlava di una sola vittima. Era impossibile che il mio computer, impostato sul sistema arabo, facesse qualche scherzetto nella lettura. L'uno e uno. Comunque lo si legga, da destra a sinistra o da sinistra a destra. Mi sono ritrovata a portare il cursore del mouse sul titolo e a cliccarci sopra. È apparso l'intero articolo. Ecco, così sono caduta in trappola. Ho pensato che conoscere i dettagli della morte di una sola persona fosse meno angoscioso che leggere della morte di decine di uomini. La notizia presa dal giornale israeliano Haaretz riportava quanto segue. Una pattuglia dell'esercito israeliano ha sparato e ucciso un palestinese di 15 anni che tentava di attraversare la striscia di Gaza verso Israele. Sono stati inoltre fermati due giovani, poi riaccompagnati nella zona palestinese. Succedeva nelle prime ore del mattino di ieri, quando i tre sono stati visti avanzare carponi verso la barriera, nelle vicinanze del varco di Kesevim. Fonti militari hanno reso noto che uno dei ragazzi non si è fermato quando gli è stato intimato l'altro. I soldati hanno aperto il fuoco. Il giovane è rimasto ucciso. Un altro ragazzo ha riportato lievi ferite ed è stato portato all'ospedale di Soroka a Bersav. Dopo gli accertamenti, i due ragazzi sono stati rilasciati nella striscia di Gaza. I due hanno dichiarato di aver tentato di entrare in Israele per cercare il lavoro. Le leggi autorizzano a sparare a chiunque tenti di avvicinarsi al muro di notte. Ripeto nettamente la notizia, lentamente. Un ragazzino di 15 anni, meno della metà dei miei, all'alba con due amici, lascia la casa per andare alla ricerca di un lavoro fuori Gaza. Non c'è lavoro a Gaza. Soltanto pallottoli. Sicuramente avrebbe dato i suoi guadagni alla famiglia, li avrebbe consegnati alla madre che ne avrebbe fatto buon uso. 15 anni, il padre è disoccupato, se ne sta a casa forse a dormire,
non c'è lavoro a casa. Incontra i suoi due compagni e pensano a cosa fare, cercare lavoro, ma non c'è lavoro a casa. I tre trovano una soluzione. Nella penombra della fredda alba si metteranno in azione. C'è solo il muro da superare e poi si troveranno fuori da casa. 15 anni forse o meno. Si dice che gli adolescenti sono pigri, ma non si deve generalizzare. Allora, i tre passano la notte senza dormire. Si sfedano dal tempore delle coperte per dirigersi verso il freddo e avvicinarsi lentamente al muro, protetti dal buio intorno. Dopo il muro troveranno lavoro. Non c'è lavoro a casa, solo morte.
polvere. La prima cosa che noti quando sei fermo a un checkpoint, l'automobile che ti sta a fianco, ti sopra o la superi tu. Da ciò dipendono tutte le tue speranze, i tuoi dolori. Se sei tu il più veloce, ti senti uno stato di beatitudine che durerà tutto il giorno. Oggi sarò fortunato. Se invece l'altra auto che ti sopra cominci a colorare nel profondo, e allora cosa fai? Ti sposti nella corsia più veloce per seguirla, oppure rimani nella tua fila, che si muoverà poco dopo. Così diventerai tu il più veloce. In ogni caso, la sensazione di angoscia non fa che aumentare fino al punto che non riesci più a nasconderla. Nessuno potrebbe. E nessuno attraversa il checkpoint di Calandia senza colorare neppure un po'. Aspetti, guardi. Guardare è la cosa meno faticosa. E poi sei libero di guardare in tutte le direzioni. Puoi arrivare a conoscere tutti i tipi di automobili del paese, quali sono le più diffuse e quali meno. Si portano la targa IL oppure no. Se il numero di targa è giallo o verde. Se il conducente è un uomo o una donna. E se è una donna, si porta il velo oppure no. Qual è la sua età? E se è bella. E se è un uomo, si porta gli occhiali da sole. Se è gentile, se ha una mascola, la corona di grani tra le dita. Se ti guarda per poi dimenticarlo al più piccolo cenno di movimento, perché la fila di oro in cui si trova si è mossa, oppure perché le luci dei freni della macchina davanti alla tua si sono spente. Ho rinunciato all'idea di attraversare il checkpoint in auto.